Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Atrovandi, sono un trader privato specializzato nella negoziazione dei futures. Con questo video ci tenevo a fare una panoramica generale sulle principali borse internazionali, fare un po' un punto della situazione dopo appunto il video, l'ultimo video postato una quindicina di giorni fa, per vedere se ci sono state dei cambiamenti, delle evoluzioni e se l'impostazione tecnica di questi mercati si è modificato in un senso o nell'altro. Partirei dal nostro indice italiano, il nostro future FTSE MIB, in particolare, ripeto, da inizio anno continua ininterrottamente a salire. È possibile tracciare una trend line rialzista, è visibile a occhio nudo, addirittura non ci sarebbe neanche bisogno di trattarlo, però è anche da dire che tutto questo rialzo è avvenuto con dei ritracciamenti veramente minimi, nessuna configurazione V, niente di particolarmente importante, che comunque rialzo che sembra di aver trovato un ostacolo sul livello 21.500, in modo particolare sul livello 21.535 toccato il giorno 17 aprile. Da quel momento il mercato si è mantenuto in un trading range abbastanza limitato di 250 punti, appunto fra questo 21.500 e 21.250 più o meno un po' sporcato come minimo, e questa lateralità sta caratterizzando il mercato. Come vedete, basta una seduta abbastanza positiva per tornare molto vicini al 21.500 e far pensare al breakout rialzista di questa soglia, che poi ci porterà tranquillamente oltre il 22.000-22.250. Basta invece, al contrario, una giornata negativa come potrebbe essere quella di oggi, per riportare le quotazioni verso il minimo di questo canale laterale a 21.250, quindi siamo veramente in una fase di indecisione, di incertezza, che d'altro canto però ci dà anche dei punti di riferimento e ci dice tranquillamente 22.000-21.535 per il long di medio periodo, con un orizzonte temporale di medio periodo di investimento, e ci dice anche che per quanto riguarda lo short il minimo è su questo livello, toccato il 26 aprile scorso a quota 21.160, quindi un pochettino più in basso rispetto al 2.250, anche se in realtà già a 2.50 io francamente mi metterei short, anticipando il segnale ribassista. Passerei poi al DAX. Anche qui il DAX sale ininterrottamente da inizio anno, proprio matematico, dal 1 gennaio in poi è sempre salito. Qui anche qui è possibile tracciare una trend line ancora più chiara, ancora più evidente rispetto a quella del mercato italiano. Qui i ritracciamenti ci sono stati, qui i ritracciamenti sono stati 1, 1, 2 e 1, 3, e sono stati anche abbastanza importanti, chiari, evidenti, degni di nota, e quindi dei veri e propri ritracciamenti che, una volta poi riagguantati con queste piccole configurazioni a V, il mercato ha avuto la forza di salire e di crescere, e cosa che sta continuando anche ora. Vediamo che sono già 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quasi sedute positive, dove comunque, anche se diciamo che sembra quasi che abbia toccato dei massimi sul livello 12.420, esattamente un doppio massimo, toccato nella giornata del 29 aprile e del 30 aprile, un doppio massimo sul 420, anzi è stato toccato il massimo anche oggi a 420, quindi un'area veramente di resistenza abbastanza forte per il mercato italiano, rispetto per il DAX, ripeto, però rispetto al mercato italiano qui è stato più debole prima, dobbiamo dire. Per
però in questo caso il mercato tedesco è più forte in questo caso. Ripeto, è stato debole ormai sono un anno e mezzo che il DAX è più debole rispetto al mercato italiano. Questa volta, in questo frangente, in questa situazione di mercato attuale di queste ultime sedute, mi sembra decisamente più forte, anche perché sebbene si fermi su questa resistenza, si sia fermato su questa resistenza del 12.420, in realtà le sedute, anche se partono un pochettino più in basso rispetto al giorno precedente, comunque evidenziano sempre delle candele verdi. Quindi direi che il mercato tedesco mi sembra quello maggiormente pronto a continuare la propria salita, anche in modo scorrelato, me lo aspetterei anche in modo scorrelato sia al mercato italiano che addirittura al mercato americano. Quindi il DAX mi sembra più forte di tutti. Qui poi passiamo al mercato americano, in particolare che ho appena accennato, a cui ho fatto riferimento, parlo dello Standard & Poor's 500. Anche qui è evidente, i mercati sono a fotocopia. Trend rialzista da inizio anno, anche addirittura prima, già da dicembre il rialzo è cominciato. Vi sono stati due piccoli ritracciamenti nel mese di marzo, ma poi tutto aprile il mercato ha continuato a salire lentamente a piccoli passi, andando poi a ritoccare il massimo storico dello scorso settembre, quindi abbiamo toccato il massimo storico dello scorso settembre del 2018, massimo storico che è una cosa che appunto si vede storicamente abbastanza raramente, insomma, vedere un mercato che fa o batte un suo massimo storico. Vuol dire essere all'interno della storia di un mercato e poterla vivere. Quando si è su un massimo storico, poi sorge sempre la domanda: cosa fa adesso? Lo batte o lo batte, quindi lo supera, rialzo e quindi fa un grande breakout rialzista con un movimento esplosivo, oppure fa da resistenza a questo massimo storico? Beh, la seduta di ieri, come anche la seduta di oggi, ci stanno dicendo che il massimo storico toccato a 2961, comunque vicino al massimo storico, ha fatto un po' da resistenza e lo sta facendo. Il mercato infatti sta scendendo, anche perché poi, ripeto, non ci sono stati dei grossissimi ed evidentizio dei marcati ritracciamenti in questi 4 mesi, per cui anche se dovesse esserci, non c'è assolutamente niente di grave, non viene a mancare l'impostazione rialzista del mercato. Certamente adesso siamo in una fase di debolezza, siamo entrati in una fase di debolezza dove qui adesso non sono indicati, ma guardiamo in alcuni indicatori, sono sicuramente in iper comprato, come anche altri indicatori, guardo ad esempio il Parabolic SAR, sicuramente ha come punto o di obiettivo da centrare il 1850, quindi il target ribassista di un'eventuale operazione short, anche che venisse aperta oggi, secondo me il 2850, livello al quale il mercato americano prima o poi andrà, anzi mi aspetto che nel mese di maggio sicuramente lo vada a toccare, quindi sono assolutamente ribassista per quanto riguarda il mercato americano per il proseguo, diciamo, delle prossime sedute, diciamo delle prossime settimane. E adesso, poi siamo a 2912 in questo istante, e abbiamo, direi che il livello entry per un'operatività short più opportuno. Adesso io ho detto entrare short subito, forse non è neanche la cosa migliore. Direi che sicuramente il 2900, soglia psicologica, ma che anche ad inizio aprile è stato un supporto, ha fatto da supporto molto importante. Credo che sia qui, scusate, qui in questo punto, a metà aprile ha fatto da supporto molto importante. Non vi sono state chiusure, pur essendo state sporcate, non vi sono state chiusure sotto il livello 2900, e quindi credo che sia proprio il livello 2900 quello
che possa dare avvio ad una discesa anche violenta dei prezzi sullo Standard & Poor's 500, che possa avere come primo obiettivo il 2008 e 50. Poi l'ultimo mercato che passerei in rassegna è il mercato valutario, in particolare l'euro-dollaro, la principale cross scambiato sul Forex. Qui è un grafico completamente diverso, è un grafico che non è che ci dica moltissimo oppure ci dice moltissimo, a seconda dei casi. Ci dice moltissimo perché dal punto di vista pseudodidattico sarebbe quasi una cartolina da incorniciare. Proprio perché si tratta, ed è evidente che da inizio anno questo mercato sta creando, costituendosi, sta muovendo all'interno di un canale discendente praticamente perfetto, in cui ci sono 4-5 minimi e 4-5 massimi, tutti decrescenti, quindi quasi una slide che si potrebbe presentare ad un seminario di analisi tecnica per spiegare che cosa sono i canali rialzisti o ribassisti. Questo è un canale ribassista. Poi qui si tratta di vedere appunto, e quindi ci dice molto da questo punto di vista, che è diciamo, un momento di didattica importante. Poi dal punto di vista operativo la faccenda diventa un pochettino più complicata. Direi che questi i livelli per entrare long o short su questi mercati siano proprio i canali, diciamo, la barriera superiore, la barriera inferiore dello stesso canale, anche perché questo canale non può continuare così in eterno, se no va a finire ovviamente a zero, ma è cosa impossibile. Direi che il movimento rialzista lo possiamo trovare qui, dove abbiamo questo triplo massimo su 1,13 e 24. È un primo segnale, non è il segnale principale è a 1,13 e 75 per andare long, ma già si potrebbe anticipare il long al superamento di questo triplo massimo a 1,13 e 24, 1,13 e 22, 1,13 e 24, insomma in questa area qui. Per quanto riguarda invece lo short, ovviamente non si può far altro che puntare a 1,05, ovviamente una volta che venga rotto 1,11 e 11, appunto solo sotto questo minimo. In mezzo. E siamo all'interno di un canale, per cui non è che si possa fare molto. Siamo in mezzo al canale in questo istante, e poiché ci siamo in mezzo, scommettere sul long o scommettere sullo short è proprio una scommessa nel vero senso della parola. Qui non bisogna fare altro che aspettare i segnali e aspettare i livelli che vengono colpiti, i livelli che ho appena indicato. Ripeto, 1,13 e 24 per il long, 1,11 e 10 per quanto riguarda lo short. In mezzo, qualunque altra idea che uno possa avere è abbastanza, diciamo, va preso un pochettino con le pinze. Sappiamo che Trump, l'unica cosa che possiamo dire e aggiungere a questo grafico è che sappiamo che Trump vuole un dollaro forte. E quindi, anzi no, sappiamo che Trump vuole un dollaro, in realtà vuole un dollaro debole, e le cose in questo istante non stanno andando per niente come vuole lui. Strano, perché solitamente invece su altro mercato come il petrolio le cose stanno andando esattamente come vuole. E oltretutto si sta dimostrando anche come le banche d'affari americane, che solitamente a fine anno lanciano report sull'outlook per l'anno successivo, sì, a fine del 2018, per il 2019 e per la fine del 2019 davano tutti un target euro-dollaro a 1,19, 1,20. Beh, in questo momento direi che i primi 4 mesi dell'anno stanno sicuramente smentendo queste previsioni. Stiamo andando invece verso 1,10, e la rottura di 1,11 poi porta a 1,05, che è il target naturale, con una violazione ribassista ovviamente molto molto forte. Vediamo cosa succederà
nel proseguo delle prossime settimane, ma finché, ripeto, siamo in mezzo del canale, ogni previsione è solo esclusivamente una scommessa. Io avrei terminato qui il mio video, spero che sia stato di gradimento e vi possa essere aiuto per il vostro trading quotidiano. Buongiorno a tutti.